Tutti, io mi presento, sono Domenico Biondi di Democrazia. Allora, io mi alzo perché non riesco a fare tutto quando parlo. Allora, come ha già detto Assunta, la campagna è stata molto diffusa sul web, non solo per questi 4 messaggi, e lo scopo di questi messaggi era incuriosire la gente. Cioè, noi volevamo che la gente si chiedesse di cosa si parlasse, appunto quando si parlava di 12.000 elementi che avrebbero invaso la città. E adesso voglio dire una cosa, la campagna si legge già di per sé da sola, in quanto già fisicamente nei bar che ha elencato prima Assunta sono presenti 12.000 buste di zucchero, quindi già la campagna di per sé partirà da domani, quindi se andrete da domani nei bar troverete queste buste di zucchero dove ci sono questi messaggi contro l'omofobia. E noi abbiamo voluto usare il web proprio per pubblicizzare l'evento, cioè per pubblicizzare la campagna. Adesso io non so se arriva il microfono, però probabilmente no. Però sì, mi servono. Ma se lo stacco mi sentite uguale? Aspetta. Sì, mi servono. Allora. Ok, perfetto. Allora, come ben vedete questi sono i messaggi che sono girati sul web. Pare che invaderanno la città, l'abbiamo già detto. Sotto ci sono la gigantografia delle bustine di zucchero, che sono queste. Allora, bello della vita. Ok, allora, queste rappresentano le bustine, cioè nei bar voi troverete queste 4 tipologie di bustine, come vedete hanno un colore diverso, ogni colore rappresenta una bustina con una frase diversa. Allora, noi abbiamo, siccome abbiamo anche il retro, ok, allora la bustina verde ha questo particolare messaggio, dice: l'omosessualità è presente in 450 specie animali, l'omofobia soltanto in una, cos'è contro natura? E questo messaggio per noi è un messaggio fondamentale, perché secondo noi l'omosessualità è un fenomeno naturalissimo, ok, naturale come avere i capelli biondi, come avere le lentiggini, come essere alti, essere bassi, essere belli, essere brutti, è un fenomeno naturale, esattamente come l'eterosessualità. E la cosa importante è che è presente in 450 specie di animali diversi. Qualcuno dice, qualcuno mi ha detto l'altro giorno, secondo me l'omosessualità è una scelta dettata da particolari situazioni psicologiche. Ma così non è, perché se è presente in 450 specie animali, cioè 450 specie animali dovrebbero avere la stessa condizione psicologica, no? Cioè è molto più logico pensare che è un fenomeno prettamente naturale, ok? Oppure qualcuno addirittura mi ha detto può essere dettata da una madre troppo morbosa, dall'assenza di un padre. Sì, però avremmo in questo caso 450 specie animali mammoni, no? Cioè, è più logico pensare che è un fenomeno prettamente naturale. Quindi se è un fenomeno prettamente naturale ci ricolleghiamo con la bustina azzurra, in cui diciamo: mi è sempre sembrata un po' inutile la disapprovazione dell'omosessualità, è come disapprovare la pioggia. Cioè, essendo l'omosessualità per noi un fenomeno naturale, è inutile disapprovarla. Cioè, se c'è qualcosa di innaturale, è proprio l'omofobia. Infatti, l'omofobia, essendo una fobia, quindi una paura immotivata verso un qualcosa che non rappresenta un pericolo, l'omofobia sì, quella è una psicopatologia da curare, l'omosessualità invece no, l'omosessualità è semplicemente un fattore naturale. Quindi per noi la bustina verde e la bustina azzurra rappresentano appunto, cioè sono due bustine che ci sono servite per rappresentare la naturalezza dell'omosessualità e la stupidità dell'omofobia fondamentalmente. Poi c'è la bustina rossa. Allora, sulla bustina rossa noi abbiamo una piccola provocazione. La bustina rossa dice: la Bibbia contiene 6 ammonimenti agli omosessuali e 362 agli eterosessuali. Ciò non significa che Dio non ami gli eterosessuali. Questa per noi è una provocazione ed è, diciamo, frutto di un ragionamento. Cioè, se in natura esistono 450 specie di animali in cui è presente l'omosessualità, quindi se l'omosessualità è un fenomeno naturale, per quale motivo Dio dovrebbe odiare gli omosessuali, visto che alla fine sono persone naturali? Alla fine sulla Bibbia gli ammonimenti ci sono per tutti, ci sono sia per gli eterosessuali sia per gli omosessuali. Addirittura nel Deuteronomio
che punto libro del mastico testamento, ci sono molti ammonimenti anche per quelle donne, ok? Ce ne sono tantissimi. Questo però non significa che Dio è maschilista, ok? Cioè sarebbe ridicolo pensare, per esempio nel Deuteronomio, la donna col ciclo mestruale viene vista come un abominio. Cioè voi pensate alla sfiga, cioè non solo per 7 giorni al mese dovete stare male, no? E sentirvi male e essere nervosi, cioè avete pure un Dio che vi odia. No, è ridicolo, cioè semplicemente nella Bibbia ci sono ammonimenti per tutti, sia per gli eterosessuali, sia per gli omosessuali, sia per le donne. Quindi forzare la mano e dire che l'omosessualità è un abominio, secondo noi è semplicemente una forma di omofobia che si potrebbe evitare da parte di chi va contro gli omosessuali. Infine, grazie Marco, c'è la Agostina Arancione che dice: se pensi che io sia diverso, sappi che non troverai nessun essere umano uguale all'altro. Questa l'abbiamo firmata come Omocrazia perché è un nostro credo. In particolare, noi Democrazia crediamo che per ottenere diritti dobbiamo partire dal concetto di uguaglianza, ok? Cioè noi non siamo diversi a nessuno, cioè noi siamo uguali agli eterosessuali. Questo perché? Perché il concetto di diversità è un concetto talmente ampio, è un concetto che va talmente oltre l'orientamento sessuale, perché per esempio se voi vi guardate attorno, vi guardate tra di voi, vi renderete conto che siete vestiti diversamente. Quindi anche nel gusto voi siete diversi, al di là che siate eterosessuali, che siate omosessuali. Quindi il concetto di diversità è così ampio che non può essere ridotto al semplice orientamento sessuale. E questo, secondo noi, è un problema che spesso nella comunità LGBT noi commettiamo a livello di comunicazione. Perché è come se noi, cioè come se gli omosessuali si autodefinissero diversi rispetto ad una norma che è l'eterosessualità. Secondo noi questo è sbagliato, ok? Perché la diversità esiste anche nel mondo eterosessuale tra gli eterosessuali, così come esiste nel mondo omosessuale tra gli omosessuali. Quindi questa è la nostra campagna, queste sono le nostre bustine che troverete nei bar. Noi abbiamo distribuito 12.000 bustine di zucchero. Alcuni bar ci hanno detto che siccome le abbiamo divise in più bar, in alcuni bar abbiamo consegnato 1.000, 1.200, qualche bar ci ha detto che 1.000 bustine le avrebbero finite in un giorno, okay? Quindi è probabile che magari voi, se vi andrete fra una settimana in un determinato bar, proprio che non troverete le bustine. Però questo non importa, quello che a noi, per noi è importante è che comunque potenzialmente 12.000 persone potessero essere raggiunte dalle nostre bustine. Ok, io voglio concludere il mio discorso dicendo una cosa che secondo me è importante, ed è questa: l'altro giorno una ragazza è venuta da me e ha detto che una sua, c'era rimasta male perché una sua collega universitaria le aveva detto che non condivideva l'omosessualità. Allora io le ho chiesto cosa le ha risposto, e lei mi ha detto: io ho risposto che non c'era niente da condividere. E io le ho detto: no, tu dovevi rispondere perché tu non condividi l'omosessualità. Lei mi ha detto: sì, mi sarei stupita allo stesso livello. Però purtroppo a volte la stupidità, secondo me, cioè bisogna mettere lo stupido nella stessa condizione di stupidità per farlo capire. E io questo personalmente l'ho vissuto in prima persona con una persona a me molto vicina, che quando ha saputo della mia omosessualità, la prima cosa che mi ha detto è: ok, sei omosessuale, però cerca di non amare un uomo, cerca di vivere una condizione taciuta, cerca di non avere rapporti sessuali con uomini, cerca di controllarti. Io lì per lì questa cosa ci rimasi molto male per questa affermazione. Il giorno dopo, quando questa persona mi venne incontro, mi disse: riflettuta la cosa che ti ho detto? Io le ho risposto sì, ci ho riflettuto e sono d'accordo, io non vivo la mia condizione omosessuale, tu gentilmente compiti le lenticchie che hai sul naso. Questa persona ti ha toccato il naso, mi ha detto: ma cosa c'entrano le lenticchie con la tua omosessualità? Io ho detto: ho capito, tu hai le lenticchie che a me non piacciono e io sono omosessuale e a te non piace. Ok? Quindi come tu mi chiedi di non essere omosessuale, quindi di non vivere la mia natura, io ti chiedo gentilmente tutti i giorni con un po' di ricordatività di coprirti le lenticchie. E lei mi ha detto: ma per me sarebbe comunque un sacrificio coprirmi tutti i giorni le lenticchie con il fondo di vita. Io le ho risposto: perché secondo te non sarebbe un sacrificio non dover amare una persona che naturalmente mi andrebbe di amare? Questa persona ci ha riflettuto su questa cosa
vi posso dire che adesso questa persona è una delle persone a me più vicine, una delle persone che mi consiglia, mi dà spesso dei consigli su come comportarmi. E quello che voglio dire agli omosessuali presenti in sala è che secondo me la stupidità non va assecondata. L'unico modo per combattere la stupidità è non assecondarlo, perché assecondandola secondo me la si alimenta. Ok? Grazie.